Massimo Sartori, assessore alla montagna, oggi in piazza Città di Lombardia un evento che celebra la montagna. Sì, per una volta è la montagna che viene in città e si racconta, con i propri personaggi, con sportivi ma imprenditori, persone che sono nate magari in un paesino di 500, di 1000 abitanti, ma che grazie alla determinazione, alla forza, lasciatemi dire anche l'umiltà tipica dei montanari, si è fatta conoscere in Lombardia, in Italia, addirittura nel mondo. Quindi ci piace raccontare queste storie, ci piace raccontarle in una piazza proprio in centro a Milano, anche perché la montagna e la città si devono parlare, è una necessità non più derogabile, e quindi il messaggio che vogliamo mandare è un messaggio di unione. Lo penso anche nella prospettiva di Milano Cortina, le Olimpiadi nel 2026, quindi Milano, che sarà il centro di molte attività olimpioniche su ghiaccio, ma poi l'Alta Valtellina, che sarà il teatro dello sci alpino e di tante altre specialità. E ancora una volta quindi il collegamento tra la metropoli e la montagna è un collegamento molto importante, non solo fisico, ma proprio anche nell'approccio. E quindi oggi sono molto contento che c'è molta gente, è stata molto apprezzata questa giornata. Abbiamo disposto anche con il gazebo e messo a dimostrazione le varie eccellenze, quindi i prodotti, ma anche l'artigianato. Ci sono alcuni posti che sembrano remoti nella montagna lombarda, ma che riescono a produrre delle eccellenze incredibili. Oggi le abbiamo portate qui in piazza, qui in città. E poi questa sera, come siamo usi fare noi persone di montagna, che spesso abbiamo anche, ci piacciono momenti conviviali, perché siamo così, noi siamo una comunità, e questo credo che sia uno spirito molto importante che dovremmo recepire un po' tutti. E allora finiamo la giornata, dopo aver raccontato tante storie interessanti, con un momento conviviale mangiando i pizzoccheri, che ci saranno per tutti, e quindi questo piatto tipico della mia Valtellina, che è una ricetta che fu pensata allora in base agli ingredienti che c'erano, quindi c'erano gli allevamenti, c'era bestiame, per cui il burro, ma c'era il grano saraceno perché eravamo poveri, quindi grano nero, e c'erano gli ortaggi che arrivavano dall'orto, e in più questo piatto era anche energetico, quindi andava bene, perché oltre a usare i prodotti del luogo dava anche energia, forza per chi faceva i lavori nella campagna, che erano lavori duri. Poi con una battuta io dico sempre, i pizzoccheri sono rimasti, la parte energetica pure, non c'è più il lavoro fisico, e le conseguenze si possono vedere anche nell'assessore, ma insomma è un piatto molto apprezzato anche questo in tutta Italia e addirittura nel mondo. Innanzitutto un'emozione infinita, perché si parla del mio mondo, del nostro mondo. La Lombardia è circondata da montagne e di conseguenza è un evento molto importante. Ringrazio comunque pubblicamente tutte quelle persone che vivono la montagna, perché grazie a loro fondamentalmente la montagna resta viva. I custodi della montagna, agricoltori, malgari, montanari, guide alpine, enti turistici eccetera, hanno bisogno di queste persone che rendono viva la montagna, per cui grazie che è vita la montagna. La montagna è vita, la montagna mi ha insegnato tanto. Io sono una guida alpina, un maestro di sci, un tecnico di soccorso, formatore aziendale, testimone del Fuggio Lombardia, faccio tanto per la montagna, vivo la montagna a 360 gradi e utilizzo la montagna proprio per riuscire a far capire quanto è importante e bello vivere, perché la montagna è questo, è vita, è magia. Che cosa ti ha donato la montagna? La montagna mi ha donato tantissimo, perché se io penso a tutte le mie salite, tutti i miei risultati, i miei obiettivi, li ho ottenuti grazie alla montagna. La montagna è una maestra di vita, perché la montagna insegna effettivamente a perdere, ma anche a vincere, a mai mollare. Dopo l'amputazione, comunque, io ho toccato con mano cosa vuol dire veramente tenere duro, perché dopo la 7 del K2 senza ossigeno, io sono rimasto lassù a 8400 metri una notte intera, e per quel lungo bivacco mi sono congelato. Mi hanno amputato, ma la montagna mi ha insegnato a tenere duro, perché sono ritornato più forte di prima. Questo vuol dire che è montagna, la gente in montagna è così, gente tenace, a volte anche forse troppo testona, però sono persone con un grande cuore e che cerchiamo di donare tanto anche agli altri. Per cui nuovamente grazie a tutte quelle persone che vivono la montagna. La Valtellina per lei che cosa rappresenta?
Ma personalmente è un luogo dove io mi rilasso, perché ogni volta che vado in montagna mi sembra di vivere una vita diversa, mi sembra di raggiungere un equilibrio maggiore con me stesso, e come presidente di questa regione è un'opportunità per fare in modo che anche la nostra economia abbia una capacità di sfruttare meglio il turismo, di sfruttare meglio l'enogastronomia, di sfruttare meglio l'opportunità di farci conoscere di più. Come nasce l'idea di avviare un'attività imprenditoriale in Valtellina e perché il nome Manta? Allora, innanzitutto io volevo realizzare uno zaino che avesse una forma non tradizionale, quindi non il solito zaino rettangolare, ma che avesse una forma particolare, e modellando il tessuto mi è venuta questa forma che assomiglia a un pesce manta, per cui da lì mi è venuto anche il nome del marchio, che appunto è manta come il pesce, con l'H per differenziarlo dal nome del pesce. La vostra peculiarità è utilizzare materiali riciclati per creare questi zaini? Sì, noi cerchiamo di utilizzare tessuti che già esistono, quindi l'idea è quella di non generare nuova produzione ma utilizzare quello che già esiste, per cui recuperiamo tutti i tessuti di fine serie, esuberi di produzione, alcune sono prove di colore di una grossa azienda tessile di Sondrio, per cui sono proprio scarti. Questa azienda deve smaltire, e noi riutilizziamo per realizzare prima il packaging degli zaini, le fodere interne e tante volte anche proprio la parte esterna dello zaino. Quanti zaini riuscite a realizzare? All'anno? Ma al momento siamo sui 400 zaini, una produzione piccola. Manta nasce in Valtellina ed è un brand che crede che la diversità generi bellezza. È un brand che per noi ha valore perché non si basa soltanto sul discorso di business, ma vuole fare cultura, e infatti promuove due valori che per noi sono molto importanti, che sono la sostenibilità e proprio l'unicità, quindi crea pezzi unici made in Valtellina. Siamo qui con Sonny Colbrelli, ex campione di ciclismo. Qual è il suo rapporto con la montagna? Innanzitutto buongiorno a tutti quanti, ma il mio rapporto è sempre diciamo di amore e odio, perché io correndo in bicicletta fino allo scorso anno le salite a volte le scrivavo, però per me è molto, molto importante, molto, molto bello, perché quando facevo una salita, quando non vedevo l'ora di arrivare in cima per godermi il panorama. Ecco, sport e montagna sono un binomio indissolubile. Ah sì, quello sicuro, perché tanti sportivi, io sai, parlando per il ciclismo, per lo sport che ho praticato fino a ieri, la montagna è la cosa più importante. Mi ricordo ancora i corridori, non aspettavano l'ora di che arrivassero le montagne nei grandi giri, perché bene o male nei grandi giri si vince sulla montagna, e perciò diciamo che la montagna fa la differenza. Il suo più grande trionfo è stata la Parigi-Roubaix nel 2021. Cosa ricorda di quella giornata che è rimasta nella memoria di tutti gli appassionati? E sicuramente quel giorno non c'erano le montagne, non c'erano, però che dire, non si dimentica così dall'oggi domani quella gara epica, corsa a 1000, siamo arrivati tutti sporchi di fango, e per me diciamo che è stato un grande orgoglio, una grande giornata, perché non la dimenticherò mai, perché vincere una Parigi-Roubaix così come siamo arrivati, diciamo che non è da tutti i giorni. Lei tra l'altro è stato il secondo lombardo nella storia della corsa della Parigi-Roubaix a conquistare l'ambita classica del pavé dopo Felice Gimondi. Per me dietro un grandissimo campione come è stato lui fa solo che piacere e onore, e adesso speriamo che ci sarà il terzo lombardo che potrà portare a casa questo enorme massa.